alla Domus Dejanus di Saquais Dolus. Questa Domus Dejanus è perfettamente orientata al tramonto del solstizio d'inverno. Il punto di questa Domus è stato riscontrato dal sottoscritto e dal socio Sandro Garau del gruppo Ricerche Sardegna durante il nostro censimento archeologico nei vari siti dell'isola. La Domus Dejanus, come le altre Domus sparse per l'isola, ha una datazione che viene solitamente riscontrata tra la fine del Neolitico, quindi il Neolitico recente e il Neolitico finale, e in termini numerici è datata intorno al 4000 a.C. Termine Domus Dejanus, come è ormai risaputo, significa in sardo case delle fate e deve il nome alla dimensione abbastanza ridotta del portello d'ingresso di queste sepolture ipogee, solitamente realizzate nella roccia e in questo caso nella roccia granitica. Solitamente le domus più belle sono realizzate in litologie, quindi sono scavate all'interno di rocce trachitiche o meglio innimbritiche o tufacee, che permettono poi la realizzazione di decori quali bucrani, quindi rotomi taurini, o altri elementi, ad esempio le cosiddette clessidre o altri simboli ancora di difficile interpretazione. Questa Domus Dejanus in particolare, insieme ad altre Domus Dejanus riscontrate e misurate dal nostro gruppo di ricerca, è orientata verso uno dei punti del moto apparente del Sole, in particolare il solstizio d'inverno è il punto di arresto del Sole verso sud nell'arco dell'anno. Significa che il giorno del solstizio d'inverno è il giorno più corto dell'anno e la notte più lunga dell'anno. All'opposto del solstizio d'inverno abbiamo il solstizio d'estate, in cui invece è il giorno ad avere una durata maggiore, mentre la notte risulta la più corta dell'anno. In mezzo a questi due momenti, queste due stazioni del moto apparente del Sole, abbiamo gli equinozi, che dal termine latino equinoctis significano semplicemente che le ore solari sono alla pari delle ore notturne. Questa Domus Dejanus, come le altre Domus documentate dal nostro gruppo di ricerca, ad esempio Sincantu di Puttifigari o ad esempio le Domus Dejanus presso Monastir, presentano degli orientamenti verso questi importanti momenti dell'anno, forse ad indicare non solo un significato legato alla misura del tempo, ma anche un significato trascendentale, potremmo dire, o comunque spirituale, che voleva indicare che l'anima del defunto era, diciamo, in sintonia con il momento in cui il sole durante l'anno aveva la durata più corta e quindi letteralmente andava a morire per poi, come ad esempio questo tramonto, per poi rinascere all'alba con una durata delle giornate sempre maggiore e quindi si riperpetuarsi questo eterno ciclo di morte e rinascita.